Io non sto leggendo, sto bramando. Lei, Virginia, scrive. Io leggo. Lei, Virginia, parla scrivendo. Io le rispondo leggendo. Lei è la sua stanza tutta per sé, l'alcova del suo pensiero, unica testimone muta della trasformazione del pensiero in inchiostro. Spengo la lampada e appoggio il libro sull'altro cuscino che è sul mio letto. È vuoto. Mi addormento con la mano sulla copertina. All'improvviso un vortice che odora di tipografia mi fa entrare tra le righe. Io sono nelle pagine. Sto per parlarvi di una storia strana. Diciamo che si tratta di una confessione. Ma visto che non mi conoscete e non sapete che faccio, non potrete giudicarmi se non da ciò che leggerete. E quindi, in ogni caso, sono redento. Pinky, un uomo mascherato, con un'enorme dentiera da drago, si avvicinò, continuando ad emettere suoni rocchi e monotoni, ticchettando con le dita sui finestrini, qui e là, e volteggiando intorno all'auto. Gli occhi sgranati della bambina seguirono la scena senza fiato, tra le pieghe del cappotto. Io cercavo di tranquillizzarla, dicendole che era solo uno che faceva lo scemo, mentre qualche mugugno cominciò ad uscire di bocca. Stavano solo rientrando da una serata qualunque. Porca puttana! Ecco, talvolta quando si stereotipa un po' l'immagine del luogo, uno tende a dire no, noi siamo lo moschi, non lo so, sì, il titolo è tutto locale. Il mio racconto non ha niente di prettamente locale, ma credo che se uscissi fuori potrei vedere una peculiarità che emerge da uno stile, da qualcosa che non è legata ai fatti che vengono narrati. Quindi, ecco, magari... Mancano dovunque, non soltanto qui nel sud, Campania, luoghi che possono diventare proposti come palestre di scrittura, luoghi in cui si misurano le esperienze di scrittura, i propri immaginari, eccetera. E il fatto che ce ne siano, sia stato creato uno qui nell'aria del Pino Sannita, diciamo così, insomma, a Benevento, ma comunque con un'ombra anche irpina da quelle parti, mi sembra un dato molto importante, molto interessante. Un dato, come dire, editoriale, ma anche di civiltà delle lettere. Quindi, insomma, e noi ce l'abbiamo la specificità, però dobbiamo prima abbassare la mente del cesso. Ci sono ancora tutte le note del tango argentino nella testa di Filippo. Tutte le note e il culo riassunta. Un sorso ancora. Filippo Iatti è strafatto di Jack Daniels e guida. La strada è vuota, libera, dritta. Piove. Filippo ha 37 anni sulla carta d'identità e molto meno in testa. Ha il collo taurino, la pelle olivastra, che spesso lo scambiano per un tunisino. I capelli corti, ricci, di un nero così intenso che ti aspetti di vedere scorrergli da un momento all'altro una goccia di tintura sulle tempie. È magro. La sopracciglia destra è divisa in due da una cicatrice, su cui non crescono peli. Ricordo di uno sprint in bici perso per abbattimento e corso molti anni prima. Ha i jeans di un blu logoro, le scarpe nere di vernice con la suola di cuoio, come impone la milonga. È una magliettina bianca a mezze maniche, con la sola faccia stilizzata di Woody Allen in nero e la scritta sul petto che recita: credi nel colpo di fulmine o devo passare di nuovo? Balletta da 3 mesi. Non manca un appuntamento. Anche quella sera era arrivato puntualissimo. Ora, ubriaco, in macchina, proprio non ci può pensare. Assunta l'aveva rifiutato. Nel tango è un grande torto. Un tango non si rifiuta a nessuno. Papà, papà, portami in villa. È un ordine? Sì, non perdiamo tempo. E se dico no? Non lo so. Penso di prendere il riso e di buttarlo per terra, così passi la aspirapolvere. Oppure stasera faccio venire mamma a dormire con me. Oppure me ne metto un'altra. Ma perché dobbiamo perdere tempo? Vabbè, obbedisco. Papà, papà, posso portare la palla? Mistica! Lo sai che in villa è severamente vietato introdurre palle e palloni? Sì, portala.
mi sembra che parlando di parole, le parole poi quando vengono pronunciate hanno un tono. Questi sono autori figli dei loro anni, così esatto. Come noi siamo stati esatto. Figli dei nostri anni. La generazione non parte più dalle proprie origini, o meglio, ingloba tutte quelle che sono, che sono i riferimenti continui che abbiamo nella nostra vita in qualcosa che è contemporaneo, che qualcuno definisce postmoderno. Erano rimasti gli impiegati più anziani, quelli più giovani non lavoravano in periferia. Un cartellino annerito appuntato storto sul petto cascante recitava Signora Grossi. Capelli lisci, castani, di media lunghezza, spesso sporchi. E qui che si trova il famoso Noce di Benevento sotto il quale la notte di San Giovanni si illumina a mezz'alba tutte le streghe del mondo. C'è Versacum come titolo, c'è la città di B, che appunto è stata prima ricordata, la stazione che si imbianca nel periodo estivo, c'è la villa comunale di Benevento, dove appunto divertente titolo del secchiello la retta invece di calcio e martello, c'è anche una sorta di geografia molto vaga che si può rintracciare in questo impianto calviniano, organizzare i racconti per categorie con le carte da gioco, dall'idea proprio di un castello, ecco, un castello di carte ma anche un castello di destini che si incrociano, insomma, che si vanno un po' a definire proprio come racconti di vita, cioè. Vabbè, abbiamo fatto sta raccolta, ma come la chiamiamo? Vivere non è forse molto pericoloso? E sono rimasta flesciata dall'idea che c'era una popolazione preesistente ai romani, da cui noi cominciamo a studiare la storia. Una cosa sconvolgente, cioè nel senso che noi a scuola non lo impariamo, noi non lo sappiamo, noi ce lo raccontiamo fra me e te, tu ci fai il servizio per televisione, io ci faccio un articolo sul blog. Mi si è aperto un mondo, conosco, poi ho guardato un po' in faccia a loro, la prima cosa che ho pensato è stato l'osco, dico cacchio, però osco, l'osco fa anche questa cacofonia un po' ridondante, come la chiamo io, cioè molto ironica, che ha anche il vantaggio, scusate la venalità, di rimanere impressa e magari commercialmente ci consente anche di fare un po' di pubblicità, di autopubblicità, osco, autopubblicità. Però poi ci facciamo una canna tutti insieme, già la stanno arrollando, da dietro Carlo la stiamo facendo. Sì. Okay. Grazie a tutti, il libro costa solo 10 euro. Ciao. I due racconti erano troppo corti per fare una pubblicazione, cioè con 20 pagine non ci pubblicavano. Non c'è una struttura fondamentalmente, è lo stile
legislato non ci allora può. Siamo andati a raccattare questa gente per fare volume, perché... Ma in tutto questo abbiamo ringraziato a Carlo. No, ci siamo dimenticati, ma Carlo, come si dice il cognome, non mi viene detto.